Io approfitto solo per dire alla signora e a tutti quanti voi presenti, i comitati non sono delle entità precostituite, cioè quindi noi chiediamo a tutti voi di partecipare alla vita dei comitati, chiediamo a tutti voi al banchetto, oltre che di comprare le bandiere notabili e di appenderle alle finestre, di lasciare contatti, mail e numeri di telefono, perché solamente se saremo in tanti tutti insieme possiamo riuscire a fermarli. Io sono Tino Banduzzi, sono di Alessandria e parlerò di dati tecnici. Sostanzialmente, siccome troverete gente che dirà ma è necessario fare terzo valico, voglio spiegarvi due cose in un paio di minuti. Spiegarvi come mai a Genova da 20 anni si dice che deve aumentare il trasporto, le merci trasportate, e non stanno aumentando da 20 anni. E anche come mai quelle poche merci che passano, che non sono davvero tantissime, non passano per ferrovia. E c'è una ragione tecnica. E tra l'altro mi dispiace di non essermene accorto prima. Io sono uno statistico di formazione. La cosa è questa. Una premessa: se voi siete a Milano e dovete attraversare la città, e potete scegliere in tanti modi, se siete a piedi, o vado in un autobus o uso il metro, oppure se ho molta fretta prendo il taxi. Allora, se ho fretta uso un mezzo, se invece devo spendere poco uso un altro mezzo. Con le merci è la stessa cosa. Se io voglio risparmiare nel trasporto delle merci, faccio una certa strada con certi mezzi. Se io invece ho fretta ad arrivare, uso altri mezzi facendo un'altra strada. Allora, il problema, perché si parla di terzo valico? Perché si parla di corridoio Genova-Rotterdam. Perché Rotterdam? Perché Rotterdam è nel nord Europa, più o meno lì ci stanno 200 milioni di persone, tante fabbriche e anche tanti soldi, e anche quindi tanti consumatori e tanti produttori. Il trasporto riguarda soprattutto il trasporto dall'Oriente. Soprattutto sono container di roba che arriva dall'Oriente che va a finire in Nord Europa. Bene, non c'è problema sul fatto della velocità. Se una cosa deve viaggiare velocemente, viaggia via aerea. Ma solo le cose più leggere e che valgono di più. Le cose che valgono un po' di meno non possono viaggiare chiaramente via aerea. Allora, uno direbbe treno oppure la nave. Treno non se ne parla mica tanto per una questione, perché ci sono dei trasbordi di treno entrando in Russia, uscendo dalla Russia, per cui si perde il tempo. Se si passa sul dell'Himalaya, i trasbordi sono 4, perché c'è una differenza di passo sia in Birmania che in Pakistan. E poi bisogna passare da posti come il Baziristan, che non è che siano tanto tranquilli. E se gli svizzeri si fanno pagare per ogni camion da 300-400 euro di pedaggio di passaggio, potete capire quelli che non hanno i soldi degli svizzeri in tasca quanto farebbero pagare. Allora si parla di nave. Non è ancora possibile con il riscaldamento del pianeta far viaggiare le navi sulle rotte polari, perché dimezzerebbero i tempi totalmente passando per le rotte polari, sia quella siberiana che quella canadese. A quel punto non si parla neanche più di traffici nel Mediterraneo. Ma non è così per adesso, speriamo che non sia così, perché sarebbe ambientalmente un grosso casino. Comunque, sostanzialmente, guardo l'orologio, scusate, sostanzialmente la cosa è questa. Se io arrivo a Suez con delle navi, il problema della fretta mi si pone a Suez. Se io ho fretta, se non ho fretta vado via nave direttamente a Rotterdam, ad Anversa, in quei porti lì, e spendo pochissimo. Ma se io ho fretta, non mi conviene andare a passare per Genova, perché se io passo per Genova arrivo almeno mezza giornata dopo, perché se io sbarco i container nel sud Italia guadagno mezza giornata se li sbarco a Gioia Tauro. Se sbarco i container ad Atene o in un porto turco guadagno una giornata. Il colmo è che se io voglio mandare un container a Genova
e ho fretta, se io vado ad Atene, via Belgrado arriva 20 ore prima, 19 ore prima. Quindi Genova è proprio tagliata fuori dai traffici veloci ed è tagliata fuori dai traffici lenti. Il problema è proprio la geografia. Genova in questo, bocciata in geografia, non c'è da fare. Però attenzione, e invece per la stessa ragione conviene passare da Genova per i traffici lenti ed economici, solo per il nord Italia, anzi per l'Italia nord-occidentale, per Milano-Torino e questa zona qui, dove però non ci sono 200 milioni di persone, ma ce n'è neanche 15 milioni di persone che consumano, questo è il problema. E attenzione, si spiega anche in questo modo perché non vengono usate le ferrovie. Se io arrivo a Genova e devo fare 150 km, 250 km, non mi conviene usare il treno, perché io scarico, metto su un camion e arrivo subito. Mi conviene usare il treno solo se faccio almeno 400 km, e questo spiega anche perché adesso non vengono utilizzate le ferrovie. Penso di aver esaurito i miei 5 minuti, però penso che voi abbiate comunque un nuovo argomento in più. Grazie.